Buonasera dalla Casa dell'Energia di Arezzo, questa sera trasmissione che sarà divisa in due parti. Nella seconda parleremo di eh, economia, ci raggiungerà anche il Presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena eh, Guasconi, ma in questa prima parte vogliamo eh, parlare di un'importante novità che eh, vedrà come teatro l'ex Casa delle Culture. Questo corso di laurea triennale in sicurezza, amministrazione e servizi al territorio. Dunque, sia si è parlato spesso anche eh, di formazione, ne abbiamo parlato altre volte, di quello che anche la nostra città potrebbe offrire e tra poco, vedete già che è sempre con noi e lo ritroviamo, il sindaco di Arezzo Alessandro eh, Ghinelli, poi presenteremo subito gli altri ospiti. Eh, quindi chiedo eh, per partire a Fabio Mori, direttore della Casa energia, che ne pensi di questa novità. Ma che dire, insomma, io accolgo questa cosa con grande gioia, eh, sicuramente anche per una promiscuità di, proprio di luoghi, perché Casa delle Culture è molto vicino a Casa dell'Energia. Avere un polo didattico e formativo è sicuramente un piacere. Come abbiamo visto in questi ultimi anni, io ho cercato sin dall'inizio di tratteggiare una linea formativa e didattica all'interno di Casa dell'Energia, che si è poi anche perfezionata nell'ultimo periodo con la, la partnership con ITS Energia Ambiente. Abbiamo infatti consegnato i diplomi ai ragazzi, ovviamente lì la formazione settoriale nell'ambito delle energie rinnovabili e del, diciamo, di queste figure che vanno a efficientare le aziende e le imprese. Ovviamente secondo me per Arezzo eh, avere e trasformare quest'area proprio in un'area didattica importante e centrale è sicuramente un valore aggiunto, anzi diciamo lo, lo apprendo con grande applauso. Grazie Fabio, allora vediamo il nostro servizio di presentazione e poi iniziamo a parlarne. La Casa delle Culture di Arezzo, che tanto fece discutere per la sua chiusura da parte dell'assessore Lucia Tanti, diventa sede di un corso universitario, una laurea triennale in sicurezza, amministrazione e servizi del territorio grazie ad una convenzione tra Comune di Arezzo, ANCI Toscana e Università di Siena. Eh, devo dire che questo è un grande ritorno: no? dopo il, lo studio Maretino del, del 1200, ritorna ad Arezzo una, uh, un insegnamento. Nell'ambito del, della giurisprudenza. Questo è un grande risultato che dobbiamo al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena, che ha deciso di scommettere sulla nostra città e anche questo è un messaggio positivo, cioè Arezzo è tornata ad essere attrattiva rispetto a eventi culturali, a eventi di formazione come, come quello di cui stiamo parlando. Voglio sottolineare, sottolineare anche che il protocollo d'intesa che lega Comune e Università di Siena vede anche un terzo partner che è Anci Toscana che vede in questo percorso la possibilità di aggiornamento, di crescita culturale di dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in particolare delle amministrazioni comunali. E quindi secondo me questo è veramente un grande risultato per la città. È un corso che viene impartito ad Arezzo anche per lo studente senese, in modo da portare gli studi giuridici. Eh, ad Arezzo e a fare di questo eh, triennio eh, anche il presupposto per tutta un'attività di post laurea e di quant'altro con gli ordini e con le istituzioni locali il Dipartimento di Giurisprudenza possa fare. L'Università di Siena ha dimostrato di uscire un po' dalla situazione in cui si era arroccata, prediligendo le scienze linguistiche e pedagogiche, aprendo un nuovo fronte su. Altre attività educative, soprattutto che hanno molti sbocchi lavorativi, e il Comune ha fatto dando incomodato gratuito questi spazi. Quindi anche per il Comune è un piccolo investimento da questo punto di vista. E allora saluto Stefano Pagliantini, che abbiamo già visto, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena, benvenuto. Grazie. Poi abbiamo detto il sindaco Ghinelli, David Faltoni che ci coaudiova, e poi Annalisa Gualdani, docente sempre del Dipartimento di Giurisprudenza, benvenuta. Allora eh, Davide, tu hai, ci tenevi molto a fare questa, questa trasmissione. Perché e che novità è secondo te questa? Eh, intanto direi una grandissima novità e grazie al sindaco che proprio in questa trasmissione, forse due mesi fa, ne avevamo già parlato, e quindi a, a, vedo che ha subito accolto l'occasione e ha subito colto l'occasione con un risultato enorme. E perché un risultato enorme? Perché evidentemente avere un corso di laurea eh, di giurisprudenza, fondamentalmente anche se è una laurea triennale, il corso di laurea eh, di giurisprudenza diciamo, è un corso quinquennale, ma da, que eh, da quello che mi è stato detto questo corso praticamente... Potrà, eh, chi ha fatto questo corso potrà poi accedere alla laurea quinquennale e quindi di fatto possiamo dire che anche ad Arezzo abbiamo eh, una parte del, di giurisprudenza. Per Arezzo è fondamentale lo sviluppo del, dell'offerta dell formativa universitaria ai ragazzi, quindi a chi finisce le scuole superiori, ma anche a chi lavora e poi credo che sia fondamentale poter immaginare dei corsi post laurea, perché Arezzo sta vivendo un momento di, da un lato di decadimento industriale e anche di trasformazione, quindi tutto il vecchio manifatturiero da... Eh, abbigliamento eh, in parte anche orafo eh, vive momenti eh, insomma, direi anche drammatici quindi c'è bisogno che l'industria e soprattutto i giovani vengano formati e abbiano l'opportunità proprio di eh, poi inserirsi nel, nel, nel tessuto produttivo e, e quindi la, la formazione a tutto tondo è fondamentale proprio per questo, anche per creare poi alla fine posti di lavoro, perché è, è, è vero che la formazione è fondamentale per chi eh, ne usufruisce, ma è vero anche che dietro la formazione c'è tutto un, un, un mondo, ci sono posti di lavoro. Quindi credo che eh, dobbiamo essere contenti, credo che dobbiamo far capire ai nostri giovani l'importanza di avere un corso come questo ad Arezzo. Che evidentemente, se da un lato, anche per i giovani che vogliono andare a studiare, può essere interessante andare a studiare in un'altra città perché magari è un'esperienza anche quella, ma è vero anche che avere l'università sotto casa eh, offre tutta un'altra serie di opportunità e non ultima, se una meno possibilità economiche, è comunque la possibilità di studiare eh, da, da casa propria. Quindi, io credo che sia veramente. Un grandissimo risultato e va dato atto sia al Sindaco che anche all'Università di Siena, ai nostri docenti, ai docenti che sono qui. Quindi un grazie a tutti perché Arezzo ha veramente bisogno di tutto questo. Ex ecco, Sindaco, com'è nata l'idea sia di, eh, diciamo di, di realizzare questo nuovo corso e anche di collocarlo lì, eh, no, in quella che un tempo, ecco, un tempo abbastanza recente era la Casa delle Culture. In realtà l'idea è: eh, ringrazio Faltoni per l'analisi puntuale che ha fatto, non ci sarebbe veramente da aggiungere nulla in termini di eh, analisi proprio di quello che sta per avvenire, che ci aspettiamo dia dei risultati molto positivi. Eh, devo anche aggiungere che l'idea non è mia, l'idea è venuta al professor Pagliantini e alla professoressa Gualdani, che un bel giorno mi hanno chiesto appuntamento per parlarmi di un progetto e io che vengo dal mondo universitario, ho detto ma molto volentieri, ricevo due colleghi e, e vediamo di che si tratta. E mi hanno esposto quest'idea di, di portare ad Arezzo un corso universitario triennale su un argomento abbastanza particolare delle materie giuridiche, cioè un argomento che riguarda sostanzialmente l'erogazione di servizi ai cittadini e tutto quello che nell'erogazione dei servizi ha a che fare con la legge. Eh, questo è in, credo in nuce e poi ce lo spiegheranno meglio loro il concetto di base. Uno dei servizi che si erogano è legato, come sapete, sempre di più alla sicurezza, quindi interessantissimo l'oggetto. Ma a quel punto è diventata ghiotta l'occasione per un sindaco per dire: Bene, mi fa molto piacere che l'Università di Siena ci proponga di fare questo e quindi vediamo come interagire. A quel punto è nata anche l'idea di coinvolgere Anci, di cui immeritatamente mi trovo a rivestire il ruolo di vicepresidente vicario. E quindi parlando in Anci è emerso con chiarezza che c'è un mercato, non soltanto per i giovani diplomati che nella nostra città possono proseguire il corso di studi in Arezzo senza bisogno di muoversi, ma anche essere attrattivi rispetto a coloro che proveniendo da eh, amministrazioni comunali, provinciali o altro, sentono la necessità della crescita professionale e quindi l'offerta è come dire a vasto spettro, questo come ho detto prima, ma avete sentito nell'intervista di qualche giorno fa, eh, rende Arezzo ancora più attrattiva, quindi il risultato al netto di tutto è veramente positivo. Perché alla Casa delle Culture? Beh, la Casa delle Culture aveva già avuto oggettivamente una opzione di tipo universitario, inutile negarselo. Il polo universitario ci aveva addirittura scritto ormai più di un anno fa dicendo che quei locali potevano essere interessanti per loro per svolgere un certo tipo di attività didattica. Poi di fatto questo accordo con il polo universitario non ha mai visto la luce per, non tanto per inadeguatezza dei locali quanto per problemi legati alla gestione, per cui quell'idea è tramontata e quando il professor Pagliantini è venuto da me a chiedere se avevamo locali disponibili, il primo che mi è venuto in mente è stato quello. Siamo andati insieme a vederlo e è apparso di chiara evidenza come quei locali sono oggettivamente, sembrano fatti apposta per svolgere questo tipo di servizio, ovviamente con un impegno crescente degli anni, quest'anno partirà il primo anno, il prossimo anno ci saranno il primo e il secondo, fra tre anni ci saranno il primo, il secondo e il terzo, quindi alla fine Quel, quel pezzo di Arezzo che sta dentro Piazza Fanfani, sul quale si affacciano già importanti uffici comunali, nel quale trovano spazio temporaneamente eh, alcune classi del liceo scientifico, alcune classi del magistrale, una parte non secondaria delle scuole medie, Beh, diventa una piazza centrale di Arezzo che poi avrà bisogno di una ristrutturazione urbanistica, ma non è questo il tema, ma vede anche la presenza dell'istruzione più importante per una società, per una collettività che è quella universitaria. Quindi io sono orgoglioso di poter dire che ad Arezzo oggi c'è un corso triennale di giurisprudenza. Professore, vogliamo magari presentare meglio il corso a chi si rivolge e, e, e come va a completare anche l'offerta formativa del Dipartimento. Intanto sentitemi di ringraziare, eh, non è eh, per prammatica, il sindaco che come mi è capitato di dire già in altre occasioni ha mostrato una sensibilità non comune verso questo tipo di mh, progetto che sono venuto eh, ad illustrare eh, a gennaio scorso e che ha visto rapidamente il, eh, diciamo, il suo perfezionarsi. Mm, segnalo due dati eh, che spiegano la ragione della scommessa. Che spiegano il perché ci stiamo muovendo su Arezzo. Se andiamo a vedere, sono dati ufficiali dell'anagrafe al Ministero eh, dell'Università e della Ricerca, gli iscritti a giurisprudenza, non gli immatricolati, gli iscritti complessivi a giurisprudenza alla magistrale, quindi al ciclo unico, a Firenze, provenienti da Arezzo e Provincia sono 282, un numero eh, consistente. In tutto questo non consideriamo tutta l'ara eh, della provincia di Arezzo, Valtiberino e quant'altro che guarda Perugia, che ha un altro eh, bacino. Ora, eh, nella realtà odierna, mh, pensare di immaginare che eh, lo eh, studente... Eh, diciamo aretino possa eh, studiare ad Arezzo eh, un corso in didattica frontale, un corso che su questo insisto eh, non è impartito a Siena ma è spostato su Arezzo, credo che rappresenti un'occasione di eh, notevole importanza eh, in quanto eh, consente a chi non vuole eh, andare eh, fuori o a chi non è nella condizione, come diceva l'Avvocato Faltoni, per andare fuori di poter studiare nella propria città. È una città che eh, con eh, l'annesso eh, territorio può offrire molto, a mio modo di vedere, agli studi eh, giuridici. E gli studi giuridici eh, siamo partiti con questo triennio perché non potevamo fare altrimenti. Nel senso che questo triennio non va inteso, lo ha detto molto bene il Sindaco, come una eh, soluzione, eh, diciamo, eh, di seconda fascia. È un triennio che eh, perfeziona su un settore importante qual è quello dei servizi al territorio e alla sicurezza. Al tempo stesso è un triennio che per la sua elasticità, può tranquillamente consentire a chi lo vorrà o di perfezionarsi nel biennio specialistico non abilitante oppure di perfezionarsi nel biennio abilitante, cioè nella laurea magistrale. Quindi questa, questo corso triennale che viene istituito su Arezzo è la premessa, è soltanto il debutto, se mi passate la battuta per tutta una serie di eh, percorsi che potranno essere eh, diciamo, non abilitanti oppure riservati a chi vuole svolgere le professioni tradizionali di avvocato, di notaio o di magistrato e al tempo stesso vuole essere la premessa per tutta eh, un'attività legata al mondo del post laurea che anche in tal caso, anziché immaginare eh, migrazioni in altre sedi, può essere utilmente eh, esperito a, mh, ad Arezzo sfruttando, anche questo è un aspetto che tendo a sottolineare, le professionalità che ci sono nel territorio, senza bisogno di eh, rivolgersi altrove. Dal punto di vista tecnico, il triennio in eh, sicurezza e mh, servizi al territorio ha un eh, biennio iniziale che sostanzialmente riproduce tanto in termini di crediti quanto in termini di eh, contenuti eh, il primo, eh, i primi due anni della laurea magistrale a ciclo unico e quindi. Eh, questo si indirizza nel senso dell'elasticità. Poi c'è un terzo anno specialistico, dove c'è un approfondimento essenzialmente delle materie che riguardano il diritto amministrativo ed il diritto penale con riferimento alla sicurezza e con riferimento ai servizi. Parlo, ad esempio, di corsi che riguardano il, eh, i rapporti con la pubblica amministrazione in tutte le loro eh, declinazioni. E eh, al termine del triennio chi vuole può eh, diciamo, eh, già arrestarsi perché già quello è condizione sufficiente per l'accesso al mondo del lavoro. Chi vorrà potrà proseguire e può quindi conseguire una laurea eh, magistrale 3 più 2 che abilita ai ruoli applicali della pubblica amministrazione e chi viceversa è interessato ed è intenzionato. Ad, una, ad un percorso di laurea in giurisprudenza in senso classico lo potrà fare mediante una, uh, uh, un passaggio alla laurea magistrale, il che uh, ovviamente uh, uh, verrà impartita qui e non altrove, questo certo. è ovvio. Ci vediamo tra poco. Bentornati alla Casa Energia, stiamo parlando di questo nuovo corso di laurea triennale in sicurezza, amministrazione e servizi al territorio. Vorrei chiedere alla professoressa Guardani che competenze si acquisiranno un po', lo, lo diceva prima il, il direttore, eh, a livello proprio anche di insegnamenti. Sì, certo, eh, particolare attenzione appunto eh, si è data nel terzo anno alle materie attinenti al settore disciplinare del diritto amministrativo e del diritto penale. In particolar modo anche in ragione della formazione che sempre più è richiesta ai dipendenti pubblici, ma anche a coloro che poi andranno a ricoprire ruoli di uffici legali piuttosto che gestionali delle società di servizi pubblici. Quindi in relazione a questo ci saranno poi anche insegnamenti dedicati in maniera specifica, per esempio il diritto degli enti locali. Che eh, vanno ad intaccare quel tema della sicurezza urbana che, tanto diciamo, è eh, sotto l'occhio eh, del ciclone in questo periodo. Sicurezza urbana che eh, interessa anche un altro tipo di sicurezza, e i due temi sono estremamente connessi, quale è quello, ad esempio, del diritto all'immigrazione, e che quindi ha anche risvolti e profili di natura. Penale, non a caso il decreto sicurezza che è già stato approvato, ma anche il decreto sicurezza che è in corso di approvazione ora, proprio ha, eh, rappresenta diciamo, la sintesi di quelle che sono le questioni. Che eh, in questo momento interessano il tema della sicurezza, quindi l'immigrazione e tutto il problema legato ai crimini, alla criminalità e quindi che vanno ad intaccare, a eh, interloquire diciamo, con la, la figura della sicurezza. A questo si eh, aggiunge eh, eh, un'altra specificità del diritto amministrativo che è rappresentato dal diritto del governo del territorio e quindi tutta quella eh, tematica che interessa i profili edilizio urbanistico, che sono di estremo interesse qui in particolar modo per coloro che operano all'interno delle pubbliche amministrazioni e poi un settore che anche questo è in divenire che riguarda il diritto dei servizi sociali con particolare riferimento alla nuova disciplina che è stata approvata nel 2017 relativa al codice del terzo settore che eh, rappresenta diciamo, la sintesi anche con le altre materie, in particolar modo con il diritto dell'immigrazione, perché appunto nella gestione dei servizi all'immigrazione il ruolo del terzo settore è chiamato a svolgere una eh, rilevanza di primo piano. Ecco allora che in, nel terzo anno diciamo che eh, si parte da una competenza del diritto amministrativo sostanziale che viene erogata nel secondo anno. ma. Eh, nel terzo anno, diciamo, con una sorta di filo conduttore verranno trattate tutti eh, gli ambiti disciplinari riconducibili comunque alla pubblica amministrazione che possono essere utili per la formazione completa di eh, dipendenti pubblici eh, professionalizzati, ma anche di eh, coloro che potranno accedere al mondo del lavoro. Eh, è di questi giorni la eh, notizia che eh, sempre più, da, eh, in un piano diciamo, triennale, il Ministero per la Funzione Pubblica sta dando avvia sia per quanto riguarda le cariche, eh, i ruoli ministeriali, ma anche nelle pubbliche amministrazioni locali, un'apertura eh, di giovani all'accesso al pubblico impiego. Potranno e vorranno aspirare a quello che una volta tradizionalmente era il sogno di molti il posto pubblico, ecco come dire che ci sono nuovi spiragli anche sotto questo profilo. E sta tornando di moda a quanto pare, proprio per queste aperture no, di questo turnover che era atteso insomma, da, da anni l'ingresso dei, dei giovani. Ehm, sindaco, mi sembra interessante proprio il legame no, che. Eh, si è stretto proprio per quelli che potranno essere gli sviluppi futuri perché mi sembra questo un punto di partenza per possibili poi, no? altri allargamenti anche formativi e quindi rende Gaghezzo piano piano, no? una, non dico una città dell'università, ma insomma... Eh, Beh no, comunque, bene. comunque certamente comunque incrementare, consolidare e se possibile ampliare l'offerta formativa a livello universitario è un presupposto essenziale se vogliamo veramente fare di questa città una città della cultura, una città del bello, una città che si rivolge. Eh, sicuramente ai giovani, ma non solo a loro, ma con un livello culturale elevato. Cioè una città universitaria comunque si voglia guardare il suo contorno ha sempre un passo in più, un gradino in più, un'opportunità in più rispetto, rispetto a una città che non ha una sede universitaria diciamo a vasto spettro. A Arezzo esistono già altri corsi universitari, è bene ricordarlo, non è che questo è il primo, però si apre su un percorso formativo di tipo giurisprudenziale che oggi è quanto mai necessario per qualsiasi tipo di attività, tanto più per le attività di tipo pubblico. Me ne rendo conto io che venendo da una formazione completamente diversa perché sono un universitario, ma una formazione di tipo eh, scienze tecnologiche come l'ingegneria. Eh, non nego che nel mio percorso iniziale di acquisizione di competenze e di sicurezza in ambito amministrativo non poco faticato per rendermi conto di quanto tutto debba essere sempre visto con la lente d'ingrandimento della giurisprudenza. È un nostro mantra ormai quello, qualsiasi tipo di provvedimento, eh, di sottoporlo ai legali o al segretario generale del Comune di Arezzo che comunque gli danno una validazione in termini di compatibilità con il, diciamo, con il, eh, il pacchetto nazionale che riguarda tutti gli ambiti giurisdizionali. E ricordo che di ambiti giurisdizionali, me lo insegna il professore, se ne sono aggiunti a dismisura con tutte le giurisdizioni che una volta si faceva alla svetta. C'era un diritto privato, c'era un diritto pubblico e, e si fatta pari, un diritto penale e sarà fatta pari. Oggi con il magistrato delle acque, il garante per le comunicazioni, il garante per la privacy, cioè rischiamo tutte le volte che stabiliamo qualcosa di pestare un qualche piede. Quindi la competenza in ambito eh, legale è quanto mai necessaria. Arezzo se ne dota. Arezzo se ne dota perché Arezzo è una città che sta in questo momento erogando servizi importanti per tutti i cittadini e sta perseguendo un ragionamento, e mi, riall mi riallaccio un attimo a quello che diceva l'Avvocato Faltoni, non è che il manufatturiero ha da cessare, anzi lo dobbiamo supportare per quanto possibile per mantenercelo in vita, però ha dimostrato negli ultimi anni di riuscire a tenere ma non cresce. No? Se vogliamo far crescere la città e quindi farla non morire ma mantenere, meglio di quanto non sia adesso, occorre dargli una gamba in più. Questa gamba in più, economicamente parlando, oggi si chiama turismo e il turismo non può che basarsi sull'erogazione di servizi in ambito culturale, i quali per essere erogati, ripeto, in maniera legittima e spesso anche produttiva hanno bisogno sempre di un supporto di tipo legale. Questo oggi ci viene offrire l'Università di Siena, la città non può che essere grata a questo percorso devo dire che come ricordava l'assessore Merelli all'inizio questa è una piccola sfida ma non soltanto perché diamo gratuitamente questi locali in uso alla facoltà di, eh, di legge dell'università di Siena, ma perché ci puntiamo se il sindaco è qui a spendere la sua faccia è perché vuole che per quanto possibile ci sia frequenza su quei banchi che l'offerta didattica venga opportunamente saturata da una domanda di didattica e quindi facciamo in modo che quei banchi vengano veramente riempiti, non solo da retini ma probabilmente anche da persone che stanno in quell'ambito territoriale che li collega con un treno, con un autobus o con un'automobile, io dico sempre il nostro bacino è un'ora di trasporto pubblico o privato che va da Perugia, che va da Firenze, che va da Siena ad Arezzo, quindi diventiamo noi attrattivi rispetto agli altri. Beh sì, Poi la stazione è anche vicina in questo caso, quindi eh sì, ci si arriva anche bene. Eh, Davide vuoi aggiungere qualcosa? Sì, direi fare un invito se mi posso permettere ai giovani che magari non si rendono conto bene eh, di qual è l'offerta di questo corso che io credo cioè, parlando in parole molto povere fa parte di giurisprudenza quindi io credo che i giovani debbano eh, capire questo che chi si inizia questo percorso sia all'interno del dipartimento di giurisprudenza e si può studiare tanto si può studiare eh, spesso se ha l'idea si sente, specialmente nei giovani, perché sono indotti dai genitori o da, da, sentono parlare, e quindi delle, delle università blasonate <coughs> dove sembra che lì si studi di più che nelle altre. Io dico sempre ai giovani, se volete studiare potete studiare in qualunque università, nessuno ve lo impedisce, eh, tanto per essere chiari se c'è un esame... Con un testo si può andare a fare quell'esame e viene studiato anche tre dei testi, cioè nessuno lo impedisce. E, però ecco, credo che quindi Arezzo, con questa, come diceva prima il professor Pagliantini, se si deve andare a studiare fuori provincia, comunque va messo in conto. Oltre che i costi, la logistica, quindi tutti gli spostamenti, io, io l'ho fatto e ci fosse stata l'università Arezzo, io credo che. E ne avrei potuto, avrei potuto oltre che finire prima ma studiare molto di più, studiare molto meglio quindi un invito veramente a valutare per chi è interessato a questo tipo di percorso il fatto che è ad Arezzo il fatto che comunque questo corso alla fine eh, dà la possibilità di accedere alla magistrale oppure ad altre lauree specialistiche sempre del Dipartimento di Giurisprudenza che non è detto che uno debba a quel punto eh, può andare a fare in qualunque università a prendere la specialistica, cioè, non è che le deve prendere a Siena per forza, poi se vuole proseguire a Siena chiaramente ci avrà eh, da recuperare alcune materie che magari sono così, dei crediti, si dice, e quindi da recuperarli, che sarà sicuramente eh, un recupero breve limitato e che dà la possibilità a quel punto poi di conseguire la laurea magistrale e, e poter fare... Tutte le professioni legali e non solo, e quindi io credo che per Arezzo eh, veramente mh, invito chi ci ascolta, i docenti anche delle scuole superiori a parlarne ai propri ragazzi perché, eh, sia a quelli che magari non hanno intenzione di andare all'università perché, ad Arezzo, perché no, non se lo possono permettere o perché ritengono che non, hanno non, lo so, non sono tanto sicuri, magari ecco, questa è una grossa opportunità perché hanno l'università sotto casa e così come chi ha già deciso di andare fuori provincia di rivalutarla la scelta perché effettivamente Arezzo può essere eh, una grande opportunità. Poi mi auguro che l'Università di Siena ha anche altri dipartimenti. Abbiano la stessa sensibilità perché Arezzo ha bisogno di eh, crescere anche culturalmente e, e quindi tra Arezzo e Siena abbiamo la Camera di Commercio oramai e poi parleremo, tra ne parleremo sì. in comune. Quindi credo che Arezzo Siena eh, abbiamo tanti servizi, anche utility oramai insieme. Quindi credo che Arezzo Siena vadano viste sempre di più come un unico centro urbano e quindi uno scambio tra le due, e magari se Siena ci, ci offre un po' più di formazione e magari noi possiamo offrire altre opportunità al territorio senese, credo che può, può uscirne una sinergia che fa crescere tutte e due le città. Sindaco. Io vorrei aggiungere che questa, diciamo, questo passo importante che la città ha fatto insieme all'Università di, di Siena è dello stesso segno di quello che questa città ha fatto con la Scuola di Musica di Fiesole portando ad Arezzo il triennio di conservatorio, anche questo, Arezzo città della musica, abbiamo un bellissimo liceo musicale che prepara decine di studenti a diploma di scuola media superiore con specializzazione in, nella musica, ma non aveva fino a un anno e mezzo fa il conservatorio, da un anno e mezzo a questa parte ce l'abbiamo, quindi per tornare alle parole di Faltoni, la raccomandazione ai nostri docenti, ecco, spiegate ai vostri ragazzi che non c'è soltanto il Cherubini di Firenze o il conservatorio a Perugia e a Cesena ma ce l'abbiamo anche ad Arezzo, quindi è una crescita di tutta la città che io da sindaco cerco di tenere il più possibile equilibrata per non creare tensioni fra settori sociali e culturali diversi. E i frutti poi arriveranno sicuramente nei prossimi anni. Ce lo eh, Sul numero professore si può iniziare? Cioè è a numero chiuso? No, con, no, ecco, spieghiamo questo, bene anche questo. non è assolutamente a, a numero chiuso, eh, in quanto... Insisto su questo aspetto, il profilo rilevante è quello della, eh, di un percorso eh, formativo molto robusto perché eh, sono impartite nei primi tre anni materie che sono proprie della eh, laurea magistrale, la giurisprudenza non ha un numero chiuso, la sola differenza dando delle denominazioni è che la laurea Classica in giurisprudenza quinquennale a ciclo unico continua a chiamarsi laurea in giurisprudenza. Meno male, meno male almeno questo. Mentre <ride> da settembre scorso tutti i dipartimenti di giurisprudenza sono abilitati a fare ciò che potevano fare tutti gli altri dipartimenti tranne giurisprudenza, cioè fare, avere una laurea magistrale 3 più 2, con, quindi con due tipi di eh, laurea e questa si chiamerà. Cioè si chiama in realtà laurea in scienze giuridiche. Dopodiché la flessibilità e l'elasticità dei piani di studio consentono quel passaggio eh, a cui facevo riferimento eh, all'inizio, passaggio che è comprensibile nel senso che mh, se il terzo anno di questo insegnamento, di questa laurea ha una pluralità, eh, quasi direi una totalità, di materie impartite sul diritto amministrativo e sul diritto penale è più carente sul piano, ad esempio, del diritto civile eh, che io insegno. E quindi è chiaro che poi per avere la laurea abilitante nelle professioni eh, legali occorre recuperare in quell'aspetto, ma non è un problema di un eh, deficit di eh, formazione o di eh, informazione è una diciamo, formazione a più eh, ampio raggio, la quale, eh, e anche questo aspetto ci tengo a sottolinearlo, non esclude la collaborazione con gli altri eh, dipartimenti che sono su Arezzo, a cominciare dal Disfusci, eh, soprattutto con quel comparto del, eh, diciamo, delle scienze linguistiche che sicuramente sono di grande utilità anche per... Eh, L'esperto di giurisprudenza come noi possiamo essere di aiuto con riferimento a quelle tematiche che ricordava la collega Annalisa eh, Gualdani, sono riferite a diciamo mh, alla mediazione culturale, se vogliamo usare questa espressione riassuntiva. Ecco. Perfetto. Proprio un flash con la professoressa. Mi interessava quel discorso delle competenze proprio sulla sicurezza urbana, e che tipo di approccio ci sarà? Eh, L'approccio ovviamente è un approccio classico di quello accademico, quindi ci sarà lo studio evidentemente interdisciplinare, sia nel diritto amministrativo che nel diritto penale, di quelle eh, questioni che vanno poi a eh, intaccare la eh, sicurezza. Questo vuol dire che eh, ci sarà l'insegnamento di diritto degli enti locali, che per la parte che gli compete si occuperà di tali profili tra cui anche il ruolo fondamentale del, del sindaco nella, nelle materie e anche eh, l'attività eh, non irrilevante di polizia municipale che sempre più è chiamata a svolgere funzioni che si avvicinano molto a quelle della polizia giudiziaria e eh, parimenti invece per quanto concerne le altre tipologie eh, di materie, quindi la parte penalistica, affronterà quella parte che ha, eh, attiene al, al profilo dello studio dei reati, che vanno poi a impattare, a essere l'origine per cui poi si innesta il sistema di sicurezza. Stessa cosa poi eh, per le altre materie, quindi eh, dicevamo il diritto dell'immigrazione, dove comunque la stretta connessione ormai lo era già prima con l'intesto unico di sicurezza del '98, dove aspetti relativi al eh, profilo migratorio erano ivi contemplati, ma poi c'era anche tutta una particolare settore che era rimesso a eh, predicazioni tipiche che poi vengono annoverate nell'ambito del diritto dei servizi sociali e quindi c'è una particolare attenzione al tema delle tossicodipendenze piuttosto che dell'emarginazione, piuttosto che invece all'altro tema che attiene la lotta contro la povertà, che ora come dire, trovano un, un sistema da un lato appunto nel eh, diritto della legislazione del terzo settore, ma anche nella legge quadro sui servizi sociali che appunto ha costituito una, una sintesi di quelle che erano le discipline pregresse. Bene, io vi ringrazio molto, Aspetta, in bocca al lupo. lupo no. Sì, velocissimo. Allora, posso dirlo io? Sì. Cioè tutte le informazioni le trovate nel sito dell'Università no. di Siena no. e quindi lo vuol dire lei no. dite no, no, eh, un'attività di orientamento restiamo. Comunque il portale Unisi, quindi basta andare e poi bisogna il andare sito del ne... Dipartimento di Giurisprudenza. Ne, eh, allora, ditelo voi su. Allora nel sito del Dipartimento di Giurisprudenza troverete tutte le... Eh, le notizie, mm, ci sono poi dei nostri colleghi che sono eh, principalmente dedicati all'orientamento, quindi anche nel sito troverete la, eh, chi sono i contatti, le persone fisiche a cui potersi rivolgere per avere informazioni sull'orientamento. Quindi possono vedere tutti gli insegnamenti dei certo. tre anni, vedere... Come sono e strutturati tutto il piano di, studi, il piano di i crediti, studio, quindi ecco, le ore, eccetera. E così già, già da lì potranno capire che è giurisprudenza. Insomma, praticamente, sì. mm. Grazie davvero in bocca al lupo e davvero grazie per questa Previ. opportunità per la città. Grazie al Sindaco, grazie, grazie a, a Stefano Pagliantini e a Annalisa Gualdani, sì. a Davide Faltone. Dopo la pausa parleremo di economia. Capo.